Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo ovviamente natalizio e infatti il 23 di dicembre siamo a due giorni dal Santo Natale e allora era giusto che ci occupassimo di tutte quelle tradizioni con particolare riferimento al presepe che ci fanno vivere meglio il Santo Natale e che danno lustro anche alle tradizioni di varie realtà dell'area ionica. Ci occuperemo delle realtà presepiali di Statte e di Mottola, ma partiamo subito da Statte. Statte, presepi nelle grotte, una iniziativa davvero encomiabile che fa parte ormai della tradizione statese. La prima tappa che stiamo percorrendo è questa, qui nel cosiddetto la grotta chiamata Canale delle Zingare, ma abbiamo il piacere di avere il primo cittadino statese, mi riferisco a Franco Andrioli. E allora, sindaco, una tradizione ormai, dicevo, consolidata negli anni, un motivo per far crescere il territorio, per allietare le festività del Natale, ma anche per valorizzare quelle eccellenze dell'artigianato locale. Ah, sicuramente, questa è una tradizione che portiamo avanti da anni, siamo al quarto anno già che l'associazione Vivere Betlemme porta avanti con orgoglio, un'associazione che senza false modestie è questo quello che riesce a fare con le proprie mani e con le proprie idee. Sono dei ragazzi che con il proprio volontariato e con l'associazionismo, cioè con l'aiuto di tutti i cittadini, riescono a mettere su questi presepi che sono qui alla vista di tutti. Loro stanno rivalorizzando il canale della Zingara. E questo, il canale della Zingara, è praticamente dove è nato Statte, la nascita proprio del nostro paese di Statte, il territorio di Statte si è conformato nel canale della Zingara. Ma dicevo, un'associazione che merita lustro, un'associazione che già è in uno stato di emigrazione, già abbiamo dei professori che fanno dei presepi che sono stati chiamati già all'estero, se voi andate a vedere c'è una brochure dove sono stati chiamati a fare delle lezioni, ad imparare come l'arte del presepe, dei ragazzi che con la propria volontà mettono in arte questi presepi con la propria proporzione. Il bello di queste associazioni è proprio questo, mettere insieme la visione di un presepe ma con le dovute proporzioni e con la dovuta intelligenza e bravura. Io sento in parecchie televisioni presepi viventi, presepi, ma questi presepi hanno una storia, hanno una cultura, una tradizione, come si cresce, come si crea un presepe. E quindi io non mi stancherò mai di ringraziare questi ragazzi che stanno dando lustro alla mia cittadina e anche alla loro cittadina. Qui stanno venendo persone da tutta la provincia e questo non può che farci piacere, far conoscere Statte, ma far conoscere la realtà, la bravura di questi ragazzi. Un paese che si evolve e un paese si evolve quando c'è la complicità di tutti, e questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta. L'amministrazione è vicina a questi ragazzi, non può che essere così. L'assessora Deborah Artuso è stata vicino sin dal primo momento nella creazione di questi presepi e li ha seguiti passo dopo passo, e quindi io spero che di anno in anno si vada sempre a migliorare questa e si vada a consolidare questa tradizione. E partiamo in questa scoperta dei presepi dalla grotta, dal cosiddetto canale della Zingara, ove appunto nacque Statte. Deborah Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. Un impegno certamente
proprio del suo assessorato, perché quest'arte presepiale è cultura. Ecco, parliamo di questa iniziativa, come si è evoluta, l'impegno ovviamente dei professionisti e il supporto dell'amministrazione e dell'assessorato da lei retto. Beh, sì, sicuramente l'arte del presepe è una forma di cultura, di tradizione e va valorizzata. Io sono davvero molto entusiasta di aver ereditato come assessorato una realtà che già da qualche anno produce un'eccellenza, che è appunto quella che presentiamo oggi. E quindi il mio ruolo è stato semplicemente quello di incontrare queste associazioni. A Stati abbiamo la Consulta delle associazioni, che è una realtà che funziona e che fa da traino all'attività culturale del paese. Il che vuol dire che vogliamo partire, quando parliamo di cultura, da ciò che c'è nel nostro territorio. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente tornare alla Statte che era, infatti non a caso la mostra si presenta proprio nel canale della Zingara, e partire dalla valorizzazione della nostra storia, delle nostre tradizioni, per poter creare un polo di attrazione per il nostro territorio. Non c'è nulla da inventare, ripeto, solo scoprire le nostre tradizioni. Del resto penso che questa sia la ricetta per chiunque voglia in qualche modo lanciare il proprio brand oltre i confini comunali. Il mio obiettivo da assessore è semplicemente questo, di mettere insieme le eccellenze e fare in modo che escano, e su questo devo dire che siamo riusciti quest'anno a raggiungere un traguardo molto importante. Perché oggi questa mostra è diventata un polo di attrazione per la programmazione turistica pugliese, è entrata infatti nel progetto regionale Puglia 365, e devo dire che questo è per noi un momento di grande gratificazione, perché Statte la conosciamo tutti come un territorio sfortunato dal punto di vista ambientale, e questa, diciamo, nostra posizione ha sempre in un certo qual modo mortificato la bellezza paesaggistica, la storia, perché Statte è comunque il paese Dolmen, il paese di un'antichissima antropizzazione, e anche le tradizioni legate al nostro essere comunità. Quindi sono contenta che questo progetto ci possa mettere nelle condizioni di promuovere il territorio, perché la cultura va a braccetto ormai col marketing turistico, si sa, e spero che tutte queste iniziative possano servire a far venire quanta più gente a Statte e a darle la fama che merita, che è quella della sua storia, del suo territorio e di questi maestri presepisti che ci danno la possibilità di sponsorizzare il territorio nel migliore dei modi. Sergio Moscagiuri, presidente dell'associazione Vivere Betlemme. Beh, certamente l'associazionismo fa tanto in termini di riscoperta, rivalutazione e valorizzazione delle antiche tradizioni, ed è bello vedere insieme associazionismo ed istituzioni. Parliamo della vostra attività, del vostro impegno come associazione. Sì, allora la nostra associazione nasce nel 2013, quando un gruppo di amici comuni chiese a tutti i presepisti di Statte di realizzare un presepe insieme. Quindi nel 2013, proprio in questa grotta, nel canale della Zingara, iniziamo a costruire insieme un presepe di grandi dimensioni, ed è intorno a quel presepe che è nata la nostra amicizia, l'amicizia fra tutti quanti noi, che ci ha spinti ad unirci, ad aggregarci in associazione. Diciamo, questa circostanza ha unito persone diverse per estrazione sociale, per età, per tipo di lavoro, e comunque è stato bello vedere queste persone crescere insieme e appassionarsi ulteriormente a quest'arte. Da allora ad oggi siamo sempre cresciuti, sempre di più, e siamo arrivati alla manifestazione, alla mostra di questo Natale, che è sviluppata all'interno del centro storico di Statte, attraversa due vie del paese, quindi via delle Grotte e via Falanto, attorno al canale della Zingara, fino ad arrivare ai locali dell'Arci, dove da 25 anni viene realizzato un presepe di grandi dimensioni. Quest'anno in questi locali, che sono in tutto 6,
ripeto, nel centro storico di Statte, si possono osservare 32 presepi per l'esattezza, realizzati con vari metodi di costruzione di varie dimensioni. Abbiamo dei presepi, dalle miniature realizzate nelle conchiglie fino ad arrivare a presepi realizzati con l'autore la chiama la microarcheologia industriale, quindi realizzati con pezzi di meccanica, di elettronica, di residui dell'era analogica. Ma il nostro fiore all'occhiello è quello che tutti gli anni tutta l'associazione realizza insieme, che porta via la maggior parte del tempo e delle risorse economiche, è un presepe quest'anno di 27 metri quadrati, realizzato con la tecnica del gesso ed è un diorama. Un diorama è un presepe diverso dal comune, un presepe che si sviluppa dando un unico punto di vista allo spettatore, attraverso il quale, dal quale si studia la prospettiva, la colorazione del presepe e le luci soprattutto. E non è un'impresa facile, nel senso che un buon diorama riesce ad ingannare lo sguardo del visitatore, che vede sin dalle statue in primo piano di 30 cm, in questo caso fino all'infinito, fino all'orizzonte. Volevo inoltre aggiungere che all'interno dell'associazione ci pregiamo della presenza di uno degli artisti, dei presepisti più bravi, forse in assoluto, sicuramente nel panorama nazionale, ma probabilmente andiamo oltre il panorama nazionale, è bravo a livello internazionale, e quindi ci pregiamo della sua presenza, che peraltro è il più giovane di noi, forse il meno esperto come esperienza di vita, perché in associazione abbiamo persone di 60 anni che imparano da Fabio Modio, che è l'artista di maggior spessore che ci pregiamo di avere all'interno dell'associazione. E l'artista di maggiore pregio, di maggiore spessore, è, ce l'ho qui al mio fianco, Fabio Modio, un giovane, 31 anni, ma davvero una creatività, una capacità artistica nel realizzare queste opere che è, c'è poco da dire, fuori dal comune. Abbiamo saputo infatti che addirittura in Messico volevano averlo, volevano portarlo tra loro per circa un mesetto, proprio per approfondire queste tecniche. Allora, intanto, Fabio, come nasce questa passione? Allora, la passione nasce per gioco, nel senso che tantissimi anni fa, più o meno sulle 15, insomma, 15-16 anni fa, con mio zio, che era qui presente fino a pochi minuti fa, abbiamo provato a farlo assieme, un presepe. Da questo presepe poi si è accesa questa passione che tuttora mi porta a divertirmi anche. Certo, quindi c'è la professionalità ovviamente abbinata alla passione. Quando c'è la passione, come dire, non è un lavoro, ma è una gioia, no? di realizzare. Infatti ho detto proprio questo, divertimento, perché deve essere la prima cosa, altrimenti è una cosa pesante, che porta molto sacrificio proprio a livello fisico, mentale e anche nell'anima, immagino, ecco. Perché è importante. Per realizzare quest'opera mastodontica che hai posto in essere, quando hai iniziato e quante ore al giorno sono state necessarie? Parliamo di quest'opera? Sì. Allora, quest'opera abbiamo cominciato con un mese di ritardo, quindi potete immaginare recuperarlo questo mese qua. E quindi almeno 9 ore al giorno, diciamo, a volte anche la notte, perché gli ultimi giorni. No, gli ultimi giorni, diciamo.
proprio anche ho portato lavoro a casa, quindi i compiti a casa, compiti per così dire. A casa, certo. E quindi niente, anche più di 9 ore, perché considerando anche quelli fatti a casa. Ecco, dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, questa proposta che ti è arrivata dal Messico. Beh, non soltanto dal Messico. Ecco, allora, dici... Spagna, Malta, Venezuela e Messico. Poi vabbè, l'Italia un po' da... Vedete, abbiamo un artista d'eccezione e questo è importante, perché poi noi abbiamo delle professionalità di altissimo livello che vanno assolutamente valorizzate. E allora Fabio, sappiamo che tu sei un ragazzo di poche parole e di molti fatti, che ti abbiamo dovuto così trascinare, spingere, tutti gli amici dell'associazione hanno spinto affinché tu ci dicessi qualcosa. Progetti per il futuro? Ce ne saranno tanti, quindi... Non voglio anticipare nulla, però saranno sempre più belli i progetti. In bocca al lupo e complimenti. Come vedete, questi presepi si snodano, per così dire, si dipanano di grotta in grotta. E siamo qui, nella seconda grotta, in ordine cronologico per quello che stiamo visitando, la grotta del Tufo. Beh, state vedendo insieme a noi le bellezze di queste grotte, la partecipazione popolare unita alla professionalità, perché poi non basterebbe solo, come detto, la professionalità dei maestri, ma se non ci fosse il contributo di tutti, in primis delle associazioni, questo miracolo di Natale, perché così va definito, non sarebbe possibile. Ma ora andiamo in pubblicità. Anna Maria De Vittorio, presidente della Proloco di Statte, un cesto contenente delle letterine, sorretto dall'assessore alla cultura, sono le letterine che i bambini hanno indirizzato a Babbo Natale, ma non per a Gesù Bambino, ma non per il solito dono così, ma dei pensierini profondi che denotano un senso di maturità, la pace, il benessere, la salute. Ecco, ci illustri questa iniziativa. Sì, è il secondo anno che noi entriamo nelle scuole con queste iniziative. Quest'anno era appunto il concorso Caro Gesù Bambino. Hanno aderito i ragazzi delle scuole primarie del Giovanni XXIII e della Paolo Borsellino e anche i bambini dell'infanzia dell'Albero Azzurro. E per una volta i bambini hanno capito cos'è la solidarietà, l'altruismo, sono molto giovani, non hanno chiesto un dono per loro, ma hanno chiesto doni universali, perché in questo momento, di cui il mondo in questo momento ha bisogno. C'è poi ci sono una serie di iniziative, mi riferisco alle rappresentazioni viventi, al presepe vivente. Diciamo un po' di date, diamo i numeri affinché chi voglia seguirli ne ha l'opportunità. Sì, io lo chiamo, più che presepe vivente, la chiamo rievocazione storica della nascita di Gesù, perché si muove sui testi dei Vangeli di Luca, di Matteo e anche i Vangeli apocrifi. Quindi con questa voce fuori campo, bellissima, la voce di Angelo Bommino, gli spettatori vengono accompagnati da Zaccaria nel Tempio fino all'umile mangiatoia in una grotta dove ancora una volta, dopo
2000 anni viene a nascere il nostro Redentore. Allora, quest'anno noi andiamo in trasferta, la prima rappresentazione la facciamo il 22, quindi fra qualche giorno, nel Mudi, nel chiostro del Museo Diocesano, quindi sarà una novità. Certamente la cornice sarà quella del chiostro e non quella delle nostre cave di tufo, delle grotte, perché invece il 26, la sera di Santo Stefano, in questa zona, proprio dove è nata Statte, nelle grotte di Statte, avremo la prima rappresentazione. Invece il 6 arriveranno i Magi in un posto incredibile, prolungamento di questo canale della Zingara, più a nord, un posto incredibile che ci farà notare anche a tutti gli spettatori le bellezze di questo territorio. Ed eccoci nella terza grotta, in un'area, in una dimensione più raccolta ma ugualmente suggestiva. Vedete questi presepi come animano pochi metri quadri, appunto rappresentanti quest'area, ma davvero il Natale, per così dire, bolle di passione. E si badi alle caratteristiche di questo presepe realizzato dai bambini dell'asilo, ma meglio dalle mamme, attraverso la loro collaborazione. La peculiarità è che è un presepe tutto di pasta. Ecco, guardate le caratteristiche, proprio questa originalità. Padre Luca Mignogna, ce l'ho qui al mio fianco. Dobbiamo ringraziare innanzitutto coloro i quali hanno realizzato questi presepi, ma c'è tutto un lavoro all'interno e all'esterno, potremmo dire, la collaborazione di tantissime associazioni. Ricordando anche magari e soprattutto coloro i quali svolgono una funzione di guardiania a presidio, appunto, di queste realizzazioni. C'è un lavoro, per così dire, all'unisono. Sì, certo. E all'interno di tutta questa organizzazione collaborano diverse associazioni del territorio, sia di ispirazione cristiana e sia non. C'è stato un lavoro di insieme tra amministrazioni e associazioni del territorio, anche perché Vivere Betlemme come associazione è un'associazione interparrocchiale, quindi raggruppa parrocchiani delle tre parrocchie presenti sul territorio. Il lavoro di insieme è per il bene del paese stesso e per mettere a disposizione di tutti le capacità di ogni associazione, di ogni carisma specifico. Vivere Betlemme è quello che vedete nella realizzazione dei presepi, non è altro che anche un lavoro spirituale interiore di gruppo che viene fatto. Pietro Cecere, vicepresidente dell'associazione Vivere Betlemme, le associazioni protagoniste. Esatto. Sono tantissime, come prima diceva appunto Padre Luca, e quello che mi preme dire principalmente è che dobbiamo ringraziare principalmente chi ci mette a disposizione le grotte in forma del tutto gratuita, non ci chiedono niente, quindi ci danno le grotte per tempo, giusto per l'allestimento e tutto quanto. Anche la nostra, diciamo, dove realizziamo i pezzi del presepe che poi vengono montati, come avete visto nella prima grotta, è un laboratorio abbastanza grande, messoci a disposizione in forma del tutto gratuita. Quindi tanti grazie a chi ci viene incontro in questo senso. Un grazie anche a chi ci permette il trasporto dei pezzi, quindi mette a disposizione mezzi senza chiederci nulla. Anche l'allestimento stesso, ci preme dirlo, che l'allestimento della mostra, oltre noi per la realizzazione dei presepi, c'è un grazie da dire anche al Circolo Controluce e al gruppo Speleo, che ci ha aiutati, diciamo, ad arredare con delle foto specifiche.
Beh, prosegue la nostra carrellata, la nostra escursione. Questa è la quarta grotta. Ci avviamo verso la conclusione con la quinta grotta. Davvero queste grotte, una più bella dell'altra. E questo presepe sul quale il nostro operatore si soffermerà, si sta già soffermando, è stato realizzato da una bambina di 11 anni, Serena Axo. Le tradizioni familiari si tramandano, dovremmo dire, da zio in nipote, ma è suggestivo e significativo vedere come persino una bambina di 15 anni realizza queste opere. Beh, questa parte di Polifemo relativa ai presepi di Statte volge al termine alcune battute finali importanti, però incominciamo con Deborah Artusso che, come detto, è l'assessore alla cultura. Cosa voleva aggiungerci? Innanzitutto grazie per averci presentato. È stato un piacere per noi. Grazie. E poi niente, la conclusione a questa bellissima passeggiata è che la forza di Statte è tutta nelle associazioni. Io lo dico sempre, il patrimonio più prezioso di cui dispone il nostro territorio è proprio questa gente che disinteressatamente organizza momenti di aggregazione. A tal proposito vi lasciamo con un appuntamento dedicato ai bambini e passo la parola alla nostra rappresentante, la Sorader, Anna Pia Pugliese. E allora... ci dica, signora Anna Pia. Buonasera, io rappresento gli Scout Asso Rider e siamo una delle associazioni che abbiamo collaborato con Vivere Betlemme. Il nostro servizio è stato quello di offrire qualcosa per i bambini, quindi la casa di Babbo Natale aspettando il Natale con giochi proprio che coinvolgessero i bambini anche in questa avventura dei presepi. Sì, io sono Giuseppe, faccio parte sempre della stessa associazione scoutistica Asso Rider di Statte. Sono un capo che svolgo anche, diciamo, mansioni associative di rilievo, insomma, sono un capo che mi rivolgo a questi ragazzi più grandi, diciamo. Come ha detto Anna, abbiamo partecipato anche a attività ludiche nel paese e anche affiancando questa associazione per i presepi. Credo che possiamo continuare la nostra attività sempre associandoci a tutto quello che c'è da fare, diciamo. Bene, è il momento di congedarci da Statte. Non conoscevo davvero questa realtà delle varie grotte, queste grotte che si animano nel periodo natalizio appunto con i presepi, ma soprattutto mi ha colpito, mi ha emozionato vedere questa perizia proprio tecnica, questa abilità professionale di chi ha realizzato. C'è da dire che abbiamo tante virtù nascoste ed è un merito dell'associazionismo e dell'amministrazione comunale di Statte proprio far brillare di luce propria queste realtà. Bene. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro altri presepi e ce ne andremo a Mottola.